Per un susseguirsi di dichiarazioni a distanza, magari anche fraintese, questa Ascoli-Juventus era diventata soprattutto una sfida fra i due tecnici. E non si può dire dunque che non sia risultata alla fine soprattutto una vittoria di Mazzone su Trapattoni, una vittoria inedita perché era stato lo juventino finora ad avere sempre la meglio. L'Ascoli, cioè Mazzone, in definitiva ha battuto la Juve perché è riuscita a capirne i travagli, ossia il suo momento sicuramente di impegno ma di assai scarsa lucidità. Puntando sulla propria saldezza difensiva, da stasera quella marchigiana è in assoluto la più forte retroguardia del campionato, l'Ascoli ha fatto sfogare per lungo tempo la Juve, che non è tuttavia mai riuscita ad impensierire concretamente l'astro nascente Brini. Poi, nel secondo tempo, la botta sorpresa sul calcio d'angolo susseguente ad uno dei numerosi contropiede locali. È il 20°, De Ponti dalla bandierina manda nel mucchio, salta più in alto di tutti Nicolini, che con la nuca colpisce strano il pallone e spiazza Zoff. Tripudio per i 30.000 spettatori, la metà esatta degli abitanti di Ascoli Piceno, ma anche cautela, rispetto per l'avversario. Trapattoni parla di occasioni mancate dai suoi. In effetti si sono mantenute tutte sul piano delle intenzioni, ecco in assoluto la più pericolosa. Al 27° del primo tempo, con un'uscita di Brini su Cabrini, e scusate il gioco di parole. 6 minuti dopo, alla Juve è stato in effetti annullato un gol per un fallo di Virdis sul portiere marchigiano, piuttosto evidente, fischiato del resto con netto anticipo dall'arbitro. Per l'Ascoli in contropiede un'uscita stavolta naturalmente di Zoff, a valanga su Pirker, tanto a valanga che gli ascolani hanno reclamato il rigore, e soprattutto questo mezzo miracolo del portiere azzurro a 2 minuti dalla fine su sventolo di Torrisi. Un intervento avvenuto con la Juve già in svantaggio e quindi inequivocabile dimostrazione dei meriti ascolani. Per finire una festa personale per Furino, oggi è la 350ª partita in Serie A, e un festival purtroppo di scorrettezze che l'arbitro Bergamo ha tutto sommato saputo mantenere entro limiti, si fa per dire, accettabili.